Allora, io ringrazio Dio che quello che ho perso prevede il fatto che sono un testa di. E ogni volta faccio shift canc, che sarebbe la eliminazione definitiva del file, sia veramente poco. È successo che siamo andati fuori, catturato Shinx, Starly e Bidoof, e poi sono andato al parrucchiere, ovvero qui. Questo. Meno male che avrò perso buca do 5 minuti di gameplay, perché ho detto fammi fare colazione. Ho fatto giusto due case, sono ritornato e ho ripreso. Vabbè, insomma, per farvi capire, non ho perso fortunatamente nulla. Ve ne accorgerete quando lo giocherete. Letteralmente andavo là fuori, catturo 3 Pokémon, li puoi catturare mettendoti nello stealth nell'erba o picchiandoli. Fine. Ok, comunque, benvenuti, bentornati su Pokémon Leggende Arceus. Vedete, manco sono andati avanti con la quest. Esploriamo un po' i negozianti. Choi, cosa vendi? Polpette base, polpette nutriente che, se mescolata con altri alimenti, emana un forte profumo appetitoso. Noi possiamo vendere e comprare gli oggetti. Lui, appunto, ci fa i capelli. Da lei possiamo comprare vestiti. Sto cappellino del cazzo, non lo metterò mai. Qua possiamo comprare i kimoni. Qua possiamo comprare, insomma, come si chiamano? Faccio finta di dire un nome a caso così vi stupisco. I Schumtopocus. Fanno parte dell'epoca feudale. Qua le divise da karate, i sandali e gli occhiali, che incredibilmente non hanno l'asticella. Da lui invece possiamo fare le foto. Bella così. Fai finta di dormire, sindaco il sembra morto. Io ho i piedi conficcati nel terreno, vabbè, non fa niente. Vai con la foto. Addio, sindaco Will. Addio per sempre. Vieni fuori. Che c'è, piccolino? Che è? Che cosa c'è? Sindaco, il mio odia. Andiamo avanti con la questa. Grande, c'è Fabrizio. Se vuoi craftare gli oggetti usa il banco da lavoro, ok. Craftiamo qualcosina. Vai, giù di Pokéball. Wonderful! Come ti ho probabilmente accennato, i Pokémon hanno affascinanti capacità di rimpicciolirsi. Perché non mi è nuova questa cosa? Ci danno il Pokédex. Libricino che raccoglie gli esiti delle ricerche sul Pokémon. Ogni volta che vengono avvistati nuovi Pokémon, il professor Lavan aggiunge nuove pagine. Ed ecco, questo è molto interessante, perché cosa succede? Ogni Pokémon che abbiamo delle tasks da fare. Esempio, dovremmo catturare al massimo 5 esemplari di Cyndaquil. Va bene anche procedere per gradi, quindi 1, 2, 3, eccetera. Volte che è usato braciere, attacco rapido, lotta a fuoco, tecnica potenti viste. Ok, per i Pokémon invece, quelli diciamo che non sono gli starter, è più facile. Esemplari catturati per completare tutto il primo task. Dovremmo catturarne 25, poi pesanti 7, sconfitti 15, variazione di forma 2, e più avanti si va e più roba ci danno. Insomma, bisogna farmare parecchio ed è molto divertente questo, secondo me. Senti, non per origliare, ma stavi origliando, ma ho sentito che state andando alla base della landa. Visto che ci sei, magari potresti occuparti di una richiesta. Qua partono le queste secondarie. Che cosa vuoi? Whirlpool? Certo che lo conosco. Ci spiegano l'evoluzione. Vorrei tanto avere un Whirlpool e farlo crescere finché non si evolve. Ne catturiamo e glielo diamo. Va bene, vedete qua c'è la questa secondaria e qua ne troviamo parecchie in giro per la mappa. Sono anche indicate, se apriamo la mappa della zona, come fanno i Pokémon a rimpicciolirsi con un po' di freddo. Vediamo cosa vuole lui. Ah, vuole che prendiamo un Buizel più grande del suo, per metterlo al confronto. Tutto ricorda un po' il cazzo in questo episodio. Mi piace un sacco avere delle sub quest. Cerchiamo di andare d'accordo, va bene. Va bene. Alola! Aspetta, come Alola? No, ma come? Settima generazione? Dice le sue stronzatine. La donna. No, non è vero. Questo invece vuole che portiamo uno Shinx per guardargli le orecchie. Strano fetish, va bene. Rispetto a tutti i fetish. Cosa piacerà agli Starly? Starly! Potresti trovare informazioni su Starly, dai, va bene. Partiamo per l'esplorazione. Adesso finalmente il tutorial è finito. Usciamo. Ah, grazie, ho fatto della schivata, grazie mille. Vabbè. Ok, possiamo schivare. Ah, finalmente possiamo esplorare queste lande incredibili. Che bello, che bello. Iniziamo a fare queste secondarie. Ci serve un Buizel. E qui, volendo, possiamo già iniziare a completare un po' il Pokédex. Tipo questo Bidoof. Completiamo almeno le prime tasks, quindi esemplari sconfitti e Pokémon pesanti. E poi variazione di forma e aspetto accertate, che cazzo vuol dire? Veniamolo. È stunnato, cucciolo. Povero. Amore mio, mi dispiace così tanto. Crepa, brucia. Scusa? Ah, ci godo. E adesso
esemplari pesanti. Non mi sembra più grassottello di quell'altro. È anche un Pokémon femmina. Questo è un maschietto? Questo maschietto è forse più pesante? Non so, ci provo. Che cazzo ne so. Chiaramente tutto il farming che farò, ragazzi, lo farò per i cazzi miei. Non vi preoccupate. Noi più che altro faremo una main quest. Beccati questo, Dark Souls. Bastardo. Entra dentro con la Pokéball. Facciamo le quest. Al massimo tutto il completismo lo faccio off camera. Doppia? Oh, ho catturato un pesante. E poi ci serve catturare un Buizel. Ok, ne ho visto uno là in fondo. Cazzo, l'ho colpito con la ba... No, affanculo. Fai bravo. Entra. Ok, anche questo ce l'ho. Mi manca completare una pagina intera di Starly. Grande. Oh, dormiva. Porca troia. Qua possiamo scegliere la tipologia di tecnica. E vedete, se è rapida ci dà spesso più turni. Se è potente magari meno turni, ma fa più danno. E consuma sempre il doppio dei pp. Mentre cerco i Starly, ho trovato un Ponyta. Quindi me la approfitto, lo catturo. Mangia sto cazzo. Lascio Rapidash. Ma che palle questa. Senti, devo completare Starly, è la priorità. Bel culo. Mentre ci siamo. Giusto perché è una donna, eh. No, basta. Collateral. Operazioni di forma, aspetto, accertate. Cazzo vuol dire? Mi hai dato il kit, fai da te. Così possiamo craftare gli strumenti in giro, senza andare sempre dal banco del lavoro. In più la ricetta per fare le pozioni. Oh, 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 un Eevee. Voglio. Ci sono Pokémon che sono più rari, proprio da trovare, che sono solamente in pochi spot. Ho fatto 37 incarichi in questa missione. Minchia. Pokémon catturati 23, rapporto su 20 o più Pokémon completato, per un totale di 3.270 Pokédollari. Va bene. Inoltre, man mano che svolgi incarichi e completi le pagine, accumulerai dei punti analisi sulla copertina per salire di grado, quello che dicevo prima. È carina questa cosa. Infatti adesso abbiamo più informazioni sui Pokémon, il cibo preferito, gli strumenti che possiede, il peso, anche il tipo di sesso, vedete? Lo Starly maschietto ha la coroncina più corta, quella femmina più stempiata. Lo Shinx maschio c'ha il cazzo grosso, la femmina è il clitoridino, mentre il tipo di Eevee non sappiamo quasi nulla, perché il livello analisi è solamente 5. Di un Bidoof è 8, e di uno Starly 10. 580 punti, minchia. Salito di grado? Tutti zitti? Però una cosa che devo fare è riorganizzare il box ogni volta che posso. Mettiamoci un Ponyta, un Beasel e un Warpole. Adesso, tutti questi posso liberarli? E li seleziono tutti, per dirvi? Posso liberarli, però... Cioè, me ne fa liberare uno alla volta? Perché se faccio così... Come cazzo il libro? Uno alla volta? Però poi quando voglio liberarle mi dice hai selezionato uno o più Pokémon da liberare. Quindi sono di... Cioè, posso fare la multiselezione? Cazzo? Ci vediamo fra 15 minuti. Ok, sono diventato un po' stupido, ma ce l'ho fatta. Adesso il mio Eevee si potrà vedere nel pascolo. Che cazzo vuoi? I Pokémon che hai liberato hanno lasciato delle cose prima di andarsene, tieni credo, siano per te. Tre sacchetti di ghiaia impegno. Chiaramente il livello di impegno di un Pokémon può essere utilizzato sui Pokémon con un livello di impegno tra 3 e 5. Guarda, l'Eevee è da solo nel pascolo. Ti prometto che ti cercherò un altro Eevee, così potete scopare. Ok, anche se li libero comunque mi conto nel Pokédex, perfetto. Grande Lino! Madonna, Rep Face. Avrei un fuori da chiederti. Vuole lottare, sono abituato a picchiare ragazze. Basta. Ah, signora, ho le cose che le servono. Le interessava l'uccello, no? Esatto. Adesso che so più di Starly, forse potrei anche riuscire a toccarne uno. Vuole toccare un uccello, eh? Tu volevi lo Shinx, vero? Arrivo. Anche se in realtà vorrei vederne uno più grande, almeno alto 80 cm. Vabbè, almeno ho alto 80 cm, lo sappiamo. Cazzo, potevi dirmelo prima. Diamo un nome a questo piccolo Vulpol. Beautino, Beautilio o Beauty Berto? Berthold, Beauty Berthold. Luce vuole affrontarci. Grazie di essere venuto. Ti presento il mio Pokémon, Pikachu. Enormi. Parla del suo blocco del terrore dovuto al fatto che ha preso una scossa di 7 miliardi di watt da uno Shinx. Dai, 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 subito. Addirittura l'arena.
Ma paralizzato? Cosa? Aia, oh, ma che cazzo? Cosa? Ok. Un po' una figura di merda abbiamo fatto, eh. Sottizia ci dà dei muleti che ci permette di perdere meno strumenti o avere maggiore resistenza o una seduta di ferro. 500 poca dollari. Vabbè, sono povero. Basta che lo tengo in borsa? Non devo darlo a un Pokémon? Cazzo, insomma, vaffanculo. Ehi, ciao. Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo!